testa, il capitano vi saluta. E allora, che cosa vogliamo preparare di buono, di sfizioso, che magari qualche ospite può essere sempre contento o essere una cosa che non abbiamo mai fatto. Che cosa facciamo? Adesso ve lo diciamo, non è che possiamo dire prima. Facciamo filetto, come lo volete chiamare, di maiale, l'onza di maiale, questa è arista di maiale, come la volete chiamare, così la chiamate. Lo prendete intero, poi lo tagliamo a medaglioni e ce lo facciamo in padella. Ma come ce lo facciamo in padella? Lo facciamo in padella con, lo facciamo caramellato, ma chiaramente con il miele, una cosa sfiziosa. Vediamo che cosa si fa. La prima cosa, chiaramente, prendiamo la nostra bestiolina, ecco qua, la mettiamo qua e ci andiamo a tagliare con un coltello ben affilato 4 porzioni da questo bestiolino, eccolo qua, tagliamo. Ecco qua, questa qua è la grandezza del nostro medaglione. Lo mettiamo così in modo tale che diventa circolare. Anche il secondo lo cerchiamo di farlo nella stessa dimensione, parti uguali, così non si piglia colore nessuno, giusto per, no? Ok, ok, così. Chiaramente la parte di sotto sarà quella col grasso, dove noi poggeremo per primo il filetto. Che cosa facciamo? Chiaramente accendiamo sotto la padella, se no non si riscalda. L'abbiamo già detto tante volte, se lo facciamo sopra non funziona. E iniziamo a salare la nostra bestiolina con un po' di sale doppio. Qui, qui, qui e qui. State attenti, massaggiatelo così in modo tale che il sale arrivi sotto, lo giriamo e facciamo la stessa cosa anche sulla parte di sotto. Non ci mettete troppo sale, sennò la pressione aumenta e non va bene. E quando la pressione aumenta, non si può dire. Così, ecco qua. Nella padella prensi riscaldata aggiungeremo sempre un po' d'olio extravergine di oliva, un po' di più, in modo tale che questo è quello buono. Continueremo a condire i nostri filetti con un po' di pepe. Questo c'è un po' di sale in meno, ce lo andiamo a mettere adesso. Così massaggiamolo anche a questa parte qua, se no poi si prende color, non è il caso. Li giriamo. Vedete, non c'è trucco, non c'è niente. Un po' di pepe. Aspettiamo che la nostra super padella si riscaldi, sembra riscaldata, e ce ne andiamo a mettere in padella. Così. 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 E così. E aspettiamo che si faccia la nostra crosticina. Attenzione, fatelo fare 3 minuti sotto e poi 3 minuti su ogni lato e poi piano piano li girate, ok? Prima proposta. Attenzione, una cosa importante, mi sono dimenticato e capita pure a me, la vecchia. Rosmarino, aglio e camicia, ciao, prima proposta. Dopo 3 minuti le abbiamo girate, guardate che bellissima crosticina che si è fatta. Adesso aspettiamo altri 3 minuti e poi li capovolgiamo sul loro lato, sul loro dorso. Immaginiamo la scena. Ciao! Adesso tocca al lato, prima quello che lo scorda e poi dopo l'altro. Sempre 3 minuti, mi raccomando, non vi spaventate se quella carne all'interno è leggermente rossa, pure il maiale ha bisogno di essere non proprio, non soffosa, è brutto. E poi si incaglia fra i denti e non potete andare al dentista, dovete pagare e non va bene. Quindi certi che meglio la carne rosa, morbida, buona, soccorso, la sceglierei che schiatta è, va bene. Ok, spegniamo sotto al fuoco, lo mettiamo qua, ci togliamo questo, l'alberello non ci serve, quest'altro alberello non ci serve. Quest'altro alberello non ci, questo laghetto non ci serve e con il sughetto che ancora facciamo scendere un po' la temperatura, dopodiché ci caliamo sopra una generosissima dose di miele, così giriamo sotto sopra
così. La temperatura sta scendendo. Altra dose di miele così. E voilà. Dopodiché rimettiamo sul fuoco e giriamo in questo modo. Facciamo riscaldare, la giriamo così fino a quando non si rapprende densa, in maniera abbastanza densa, la nostra, il nostro sugo, il nostro, la nostra cremina. Penso che un paio di minuti da un lato e un paio di minuti dall'altro, in modo tale che si arrusca, si fa quella crosticina, quella cosa saporita. Buono, il miele è sempre buono, eh? Poi fa bene, giustamente. Vedete così, guardate quanto è bollito. È una cosa spettacolare, vedete? Che con i sughi, chiaramente con gli umori della carne, ok? Con l'olio extravergine d'oliva che abbiamo messo prima, crea questa cremina fantastica. Guardate che cosa spettacolare. E che profumo. Ci vediamo fra un paio di minuti. Ok, la nostra cremina si è addensata. Prendiamo un filetto, lo mettiamo qua, così. Un altro bel filettino ce lo mettiamo tutto bellino così. Ecco qua, ecco qua. Poi prendiamo la nostra salsa e gliela mettiamo così. Ti fai un po' più là? Grazie. Così. E voilà, con queste goccioline che mi piace vederle nel piatto, anche per un tono di colore. Non si può finire un piatto del genere se ovviamente non si crea un omaggio floreale. Lo mettiamo qui, così. Non ti piace così? Lo mettiamo qua. Dove? Una parte la mamma mette solo. Dove lo mettiamo? Così? E voilà. A me mi piace così. Una parte... è carina come cosa. L'alberello ci sta bene, a me mi piace. Oh, la natura è fatta bene. Ok? Anzi, addirittura ce ne metto pure un altro. Dì, proprio perché uno poi non deve... Abbondanti sta abbondando, ma te, ecco qua. Se dobbiamo farlo, dobbiamo farlo. E allora, a me mi piace così, ecco qua. Signore e signori, Chef Test ci ha messo come al solito tutto il suo impegno, soprattutto sul giardinaggio. Sapete che io su particolarmente c'ho il pollice verde, in questo caso. Ma prima che si raffredda me la vado a mangiare perché c'ho una fame pazza. Io vi saluto e grazie a tutti di averci seguito. Alla prossima, ciao!